Zaiko, il figlio segreto di Goku, è un demone senza cuore. Guerrieri incredibili come Gohan e Trunks, dopo aver raggiunto nuove trasformazioni come quella in Super Saiyan di quinto livello, sono caduti. La loro morte non è stata vana. Vegeta, infatti, ha avuto il tempo di trasmettere parte del suo potere a Goku, in modo che possa riprendersi dopo una dolorosa sconfitta dovuta al primo scontro con Zaiko. Quando Vegeta si rende conto che suo figlio è stato ucciso, decide di trasformare la sua disperazione in odio. Tutto ciò gli permetterà di raggiungere un nuovo potere che non ha mai provato, un nuovo stadio del Super Saiyan. Per questo video epico su Dragon Ball After the Future proviamo a superare i 6.000 mi piace e ricordate di condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre che la prossima domenica vedremo il vero finale della saga di Zaiko con uno scontro che non potete nemmeno immaginare. Salve a tutti ragazzi, qui Joseph the Gamer e benvenuti in questo nuovo grandissimo episodio di Dragon Ball After the Future. Raggiungiamo il 10° episodio e vedremo una delle trasformazioni più richieste da voi. L'avete ormai letto dal titolo, amici miei, e ho qui per voi un Vegeta che può trasformarsi in Super Saiyan di quinto livello. Per questo motivo ragazzi, fatevi sentire, proviamo a superare davvero i 6.000 mi piace e ricordate anche di condividere questo video che sarà davvero epico con i vostri amici, perché ragazzi ci divertiremo tantissimo. Da come avete capito dall'introduzione che vi ho fatto solitamente all'inizio di ogni video di Dragon Ball F, vi faccio un riassunto: Trunks, il figlio di Vegeta, è stato ucciso. Questo scatenerà nel padre una furia davvero vendicativa incredibile. Io vi ricordo che in diverse occasioni abbiamo scoperto la furia di Vegeta quando vede dei familiari o in generale delle persone a lui care colpite. Infatti, in alcune occasioni, appunto, ha sprigionato una furia assurda, come ad esempio quando Bills, nel film che abbiamo visto credo tutti, dà uno schiaffo a sua moglie e lui, la mia mulma, si infuria in una maniera assurda e picchia in una maniera davvero parecchio malevola il nostro Bills. In altri casi, invece, come ad esempio nella saga di Cell, Cell stesso uccide, o meglio mette in grandissima difficoltà Trunks e lo mette al tappeto, ragazzi. Se non sbaglio lo uccide, adesso non ricordo nello specifico. Però raga, abbiamo visto appunto un Vegeta infuriato che ha messo davvero in ginocchio quel Cell. Ragazzi, questa volta succederà qualcosa di ancora più epico, perché il nostro Vegeta raggiungerà delle nuove trasformazioni che io credo non abbiate mai visto in tutta la vostra vita. E io ragazzi le sto proponendo a voi, quindi proprio per questo motivo voglio davvero che spolliciate, che condividiate il video con i vostri amici per far scoprire loro questa grandissima meraviglia. Allora, in primo luogo, la trasformazione che raggiunge Vegeta è quella in Super Saiyan di quarto livello. Proprio perché ragazzi, io vi ricordo che da solo in Super Saiyan di quarto livello Vegeta non c'è mai arrivato. C'è arrivato solamente in dei casi rarissimi, con l'aiuto di qualcuno o qualcosa, come ad esempio le onde Bluz o Blatz, come cavolo si chiamavano, in Dragon Ball GT. Qui ragazzi fa tutto da solo, quindi questo vi fa comprendere già il livello di potenza che il nostro Vegeta è riuscito a raggiungere. A questo punto incominciamo a farci valere, incominciamo a mettere in difficoltà Zaiko. Quindi ragazzi, siamo molto attenti perché lui ce le sta dando le botte, eh. Quindi lo allontaniamo così, poi recuperiamo un altro po' di ki. Teniamo la distanza perché ragazzi, Zaiko da vicino è qualcosa di assurdo. Proviamo a colpire, ecco, con un Bing Bang Attack, benissimo. Facciamogliene un altro, colpisci così. Vegeta ragazzi vuole sprigionare tutto il suo potere e sta per farlo con una delle mie mosse preferite in assoluto. E sto parlando del lampo finale, colpisci Vegeta. Quindi Zaiko è andato al tappeto. Ma di certo un Super Saiyan di quinto livello non si farà sconfiggere così facilmente. Quindi è arrivato il momento di Vegeta di sprigionare un potere davvero incredibile e ora lo vedremo insieme per la prima volta. Quindi ragazzi, un Vegeta Super Saiyan di quinto livello. Credo che non abbiate mai visto una trasformazione di questo tipo per Vegeta e quindi ragazzi, ora finalmente anche lui può appunto aspirare a diventare uno dei più potenti dell'intero universo e forse di tutti gli universi, perché di Super Saiyan di quinto livello, ragazzi, ce ne sono davvero pochissimi. Facciamo un piccolo recap. Il primo è ovviamente Goku. Poi abbiamo Zaiko. E nei precedenti video abbiamo visto inaspettatamente, oserei dire in maniera davvero grandissima ed inaspettata, appunto anche Gohan trasformarsi in Super Saiyan di quinto livello. Io raga davvero non mi sarei mai aspettato di trovare una mod di quel tipo, quindi è stato davvero fighissimo. Ma purtroppo Zaiko è riuscito a sconfiggere Gohan, o meglio ad ucciderlo, così come Trunks, come vi ho detto all'inizio del video. E poi, che però era solo Super Saiyan di quarto livello, e poi ha messo anche al tappeto Goku.
Di conseguenza Vegeta è stato costretto per davvero tantissimo tempo a dargli un po' il suo potere per farlo riprendere, no? Perché ragazzi, Goku è pur sempre Goku ed è quello che ha più chance di salvare l'intero universo da una minaccia così grande, che è quella di Zaiko, suo figlio. Quindi ricordiamocelo sta cosa. Quindi ragazzi, allora, dopo aver ricordato un po' tutte queste cosucce, direi di sprigionare finalmente quello che è un po' il potere di Vegeta. Quindi proviamo a colpire con diverse mosse e poi, ragazzi miei, proviamo a sprigionare quello che è il suo vero potere. Andiamo anche con un bel cannone Galico. Colpirà fin là? Ragazzi, Zaiko si è spostato. Lui davvero furbissimo come al solito. Però ragazzi, gli stiamo facendo molto male. Andiamo anche con un frantumatore finale, ma non basta, lui si sposta. Quindi ragazzi, è arrivato il momento. Guardate il potere che sta per sprigionarsi per Vegeta. Ragazzi, guardate anche voi e godete con me Super Saiyan di quinto livello. Mamma mia ragazzi, allora togliamo il target, vediamolo. Ragazzi, notate con me il potere incredibile di Vegeta Super Saiyan di quinto livello. Cioè ragazzi, questa è come dire, per me è un sogno ad occhi aperti. Per un fan di Dragon Ball, per un vero fan di Dragon Ball, vedere sta roba è qualcosa di incredibile, di assurdo. È stato sempre il sogno di ogni fan. Quindi ragazzi, ecco a voi un Super Saiyan di quinto livello. Andiamo prima con un attacco Big Bang, che lo mette davvero in grandissima difficoltà. E poi andiamoci a recuperare un attimino la nostra vita. Ma cos'è? Avete visto che colpo mi ha fatto? Devo allontanarmi! Porca miseria! No, siamo tornati normali, io non posso permetterlo. Ragazzi, devo assolutamente recuperare un po' tutto il ki. Devo stare attento, per fortuna non mi ha beccato. Allora, allontaniamoci. Vegeta è ormai quasi in fin di vita, ragazzi, ma non si farà fermare qui. Quindi, si trasforma in Super Saiyan di quinto livello e prova un Super Cannone Galic. Adesso sprigionerà tutta la sua potenza, guardatelo, ragazzi! Mamma mia, quanto è figo! E quindi colpisce! E ragazzi, Zaiko non va giù. Zaiko non va giù, quindi ci riprova. Ragazzi, questo è l'unico colpo che può fare. L'ultimo colpo che può fare. Super Cannone Galic, colpisci Vegeta. Non ce la fa. Incredibile, ragazzi. Non ce la fa. Ha solo un altro chicco di vita, un altro po' di vita. E poi un ultimo colpo. Colpisci così, colpisci. Ma Vegeta, ragazzi, viene sconfitto. Per fortuna, però, non viene ucciso. Quindi Vegeta ha comunque la pelle dura. Manca davvero pochissimo a Goku per riprendersi. Però Vegeta è stato messo al tappeto. Per fortuna ragazzi, un evento davvero incredibile permetterà ad entrambi di recuperare ancora del tempo, perché tramite un varco spazio temporale ci raggiunge un combattente incredibile. E sto parlando di lui, ovvero Vegeku. Finalmente abbiamo trovato il nome italiano, detto qui Veget. In pratica la fusione con Ipotara, ovvero con gli orecchini, tra Goku e Vegeta. Ma questa è la fusione in Super Saiyan di quarto livello, che è stata però raggiunta in un universo parallelo, che andremo a vedere probabilmente questo mercoledì alle 14.30. Quindi ragazzi, questo grandissimo combattente giunge sulla scena per farsi valere, soprattutto proprio perché è stato attirato all'interno di questo varco spazio-temporale. Quindi, amici miei, questa è l'unica chance che hanno i nostri amici per cercare di recuperare le forze e studiare un'ultima tattica, per studiare la tattica finale per sconfiggere Zaiko. Quindi ragazzi, io vi do appuntamento, mi raccomando, alle 14.30, ripeto 14.30 della prossima domenica, perché ragazzi vedremo qualcosa di incredibile. Tra l'altro, proprio quello che già stiamo vedendo, ragazzi, è qualcosa di assurdo. Una fusione con Ipotara, quindi con gli orecchini, in Super Saiyan di quarto livello. E io vi ricordo che non l'abbiamo mai vista questa. Quindi, ragazzi, un intero episodio che ho deciso di, come dire, realizzare basandolo appunto su qualcosa di incredibile. Allora, abbiamo un po' di carica massima, possiamo recuperare un po' di ki. Come vedete, rispetto a Vegeta riesce a toglierci molta meno vita, perché io vi ricordo, ragazzi, che una fusione alla fin fine è qualcosa di molto molto potente, soprattutto questa qui con gli orecchini. Ancora non abbiamo compreso qual è la fusione più potente, se quella normale, quindi con il balletto, oppure se con Ipotara. Ragazzi, fatemelo sapere nei commenti, secondo voi qual è la fusione più potente, quella con gli orecchini o la fusione quella lì con la mossa, quella lì fusione? Fatemelo sapere nei commenti, oppure potete votare nel sondaggio che sta per comparire ora in alto a destra con le schede. I sondaggi sono qualcosa di nuovo che è stato introdotto con YouTube e secondo me sono davvero molto simpatici. Allora ragazzi, lo scontro continua. Ci siamo basati un po' troppo su altre cose, troppe chiacchiere, quindi basiamoci un po' su quello che stiamo vedendo. Quindi un bel colpo andato a segno, tensione, mamma mia, che poi guardate come si para. Cioè ragazzi, para così, porca miseria che colpo, mamma mia raga, fortissimo. Allora andiamo con modalità furiosa,
non so in cosa si trasformerà, in nulla probabilmente, ok? E poi andiamo con Spada dello Spirito, però vorrei che questo colpo andasse a segno, quindi devo stare parecchio attento. Allora, raga, andiamo con colpo immagine residua, così, per stordirlo. È servito a qualcosa oppure no? Mi sa che non è servito a una ceppa di nulla. Non diciamo cose volgari, spostiamoci assolutamente. Allora, abbiamo anche... No, aspetta. No, no, fermi tutti, spostati. Volevo fare l'altra mossa. Qual è? Campo di forza, non posso farla solo perché forse... abbiamo troppa poca vita, non lo so per quale motivo, forse è troppo basso il vigore. Però ragazzi, adesso proviamo a colpire con l'ultima mossa, ovvero Spada dello Spirito. Oh porca miseria, sono finito. Allora riproviamoci ragazzi, Spada dello Spirito. Il colpo è andato a segno e quindi siamo riusciti a colpire il nostro caro Zaiko che va al tappeto. Quindi raga, guardate che fusione assurda questa. Zaiko è stato messo al tappeto per ben 3 volte in questo episodio. Quindi ragazzi, è arrivato il momento un attimino di sprigionare un po' il suo potere. Quindi ragazzi, uno che di certo verrà messo alle strette è proprio Vegeku. Proprio perché ragazzi si è permesso di dargli il colpo finale. Anche perché Vegeta per il momento è stato sconfitto. È ancora vivo, ovviamente lo rivedremo proprio nel prossimo episodio. Mamma mia raga, non avete idea di quello che vi preparerò per il prossimo episodio ragazzi. Domenica prossima ci divertiamo davvero tantissimo. Poi chiaramente in settimana ritornerà Dragon Ball, tranquilli. Quindi ragazzi, ecco che il nostro Zaiko, che poi nostro, sì è nostro perché... Per quanto cattivo, ragà, io ormai mi ci sono un po' affezionato, devo ammetterlo. Abbiamo delle mosse davvero assurde per lui. Mi sa che sono tipo le mosse anche un po' di Broly, roba così. E mamma mia, guarda che scontro, ragà, quando succede sta cosa. Io mi caso tantissimo, vorrei che accadesse più spesso, ma... Mi sa che non succede sempre. Allora, colpo perfetto. Non l'abbiamo beccato. Ma quella mi sa comunque, ragà, che è una delle mosse tipo di Cell, così come mi ha detto qualcuno di voi. Quindi, ragazzi, lo scontro continua. Guardate quante botte si becca Vegeku, mamma mia raga, ma è resistentissimo, di certo uno dei personaggi forse più resistenti. Porca miseria, oh mamma mia. Ragazzi, guarda cosa sta facendo a Zaiko, boom! Mamma mia raga, ma sto Vegeta, cioè Vegeku, quanti cavolo di nomi ha, è assurdo. Quindi ragazzi, è ora di farci valere, è ora di sprigionare il vero potere di Zaiko, il potere maligno, quindi... Super Saiyan di quinto livello, era proprio il caso di farne vedere un altro in questo episodio. Quindi amici miei, ci siamo. Allora, prima con un colpo perfetto, che va a distruggere anche il colpo che stava per fare lui, l'ha disintegrato. E ora ragazzi, allontaniamoci un po', teniamo sempre un po' le distanze. Poi abbiamo, aspetta, porca miseria, via, devo allontanarmi, guarda raga come si fa a valere. Ma amico mio sei morto, meteorite gigante, questa... Mio caro Vegeku, è la tua fine! Sei morto! Distruggilo! Quindi, amici miei, Vegeta, Vegeku, anche se Super Saiyan di quarto livello e fusione con Ipotara con gli orecchini, viene sconfitto, ragazzi. Il prossimo episodio di Dragon Ball F, che arriverà domenica alle 14:30, deciderà le sorti della saga di Zaiko. Dopo che la saga di Zaiko sarà conclusa, ragazzi, tranquilli, Dragon Ball F non finirà perché ho altre idee in mente. E forse c'entra proprio Broly, perché fino ad ora, ragazzi, sappiamo che Broly è vivo. Ma la domanda è, che fine ha fatto? Mamma mia, raga, voi non avete proprio idea. Preparatevi quindi ad uno degli scontri più assurdi in assoluto, ragazzi. Sta davvero per arrivare a breve. Ricordate di attivare le notifiche per il mio canale YouTube sull'applicazione, così, ragazzi, non vi perderete il prossimo video. Quindi alla prossima, ciao!